No, mi dà una risposta o non me la vuol dare. Nel rispetto della sua persona non do la risposta. No, e perché? No, lei mi deve dare una risposta a quello che io le ho detto. Lei parla della partita. Lei ha vinto una partita. Come l'ha vinta? Dimmi. Se avete delle domande, per favore. Questa è la domanda prima. Perché hai vinto questa partita? Beh, gliela riformuliamo, è soddisfatto di aver vinto questa partita in 11 contro 8 con 3 espulsioni, una più di quella dell'altra. Questa è la vostra risposta. Io posso delle domande, io posso solo parlare della mia squadra, fare complimenti alla mia squadra. Va bene, facciamo un'altra domanda. Avete rubato o non avete rubato? Non per risultato, ma avete pagato l'arbitro, non avete pagato. Dimmi, sono tutte domande che io sto seguendo. La vostra presidente dice che non ha pagato, non ha soldi neanche per pagare lo stipendio. Non aveva i soldi neanche per pagare. Sta dicendo lei e i suoi tifosi che io non pago gli stipendi. Vabbè, io me ne vado. Me ne vado, se no questo qua non parla, non ha voce più di parlare. Non posso fare niente. Io le ho fatto solo una domanda. È contento che ha vinto 11 contro 8? Il Lecco ha dimostrato che è più forte e basta. Per forza, no, no. Poi subito dopo il gol, sto pezzo di merda gli dai il rigore. 10 contro 11. Vedi quanto è pezzo di merda quest'arbitro? Che subito dopo 3 minuti gli dai il rigore. Meno male che era parato, poi quelli sul calcio d'angolo l'hanno fatto. Però questi sono i gol che si fanno giocando, non che si rigore. Ne ha fatti di tutti i colori, di tutti i colori. C'hai una bella squadra, divertiti, cerchi di non rubare tanto, tanto domenica perdi con le pezzate. Te lo dico da adesso vado in chiesa. E così quei 3 punti che mi hai rubato, te li dai a Rezzate.